Adesso, come dicevamo, mettiamo le mani in pasta, no? Quindi voi lavorerete chiaramente come un gruppo di progettazione per un'azione collaborativa su questo territorio che vada a risolvere una questione che voi avvertite come urgente, che sia un'opportunità o piuttosto una criticità che voi sentite impellente, no? Che vada risolta in maniera rapida. Allora, lavoriamo sui scenari collaborativi. Questo significa che voi come gruppo di progettazione sceglierete uno di questi scenari o ne aggiungerete un altro. Questi sono scenari collaborativi nel senso che sono delle codifiche, un po' dei famosi campi, ambiti di lavoro, no? Di progettazione che possono essere la mobilità, in questo caso condivisa, gli spazi per la creatività, l'agricoltura, come abbiamo visto prima, la produzione, l'uso, il riuso e il riciclo, il turismo, la condivisione di esperienze, l'abitare collaborativo, condivisione di tempo, sapere e competenze, open government, finanza collaborativa. Questi sono degli esempi, voi ne potete scegliere un altro, non so, ad esempio spazi pubblici, riuso degli spazi pubblici, non so. In base a quello che voi ritenete più centrale per il vostro territorio in questo momento e su cui ritenete che possiamo andare a fare un'azione poi praticabile. Da qui non dico a brevissimo, ma comunque già nel prossimo mese, quantomeno iniziare a lavorarci. Quindi voi quello che dovete fare adesso è sedervi attorno a questo tavolo, sharing table. E iniziare a comporre il vostro tableau. Il tableau rappresenta lo scenario collaborativo su cui andremo poi ad agire, quindi su cui lavoriamo. Un po' come voglio dire, le fruste con la ciotola, le uova e lo zucchero, per capirci. Allora, identificate voi, come meglio ritenete, non lo chiamiamo leader, un coordinatore, cioè chi in qualche modo è moderatore, esatto, dei lavori. So, potete prendervi 5 minuti e votare, prego. Scusa, ma tu non ti siedi nel lavoro? Ok. E intanto ti puoi sedere però se vuoi così. Siete bulgari però. Va bene, allora adesso Gabriele, oppure chi è più bravo di lui non dico a disegnare, ma a muoversi col pennarello sul foglio, e può iniziare a tracciare qui una prima linea diciamo, di delimitazione, al di sopra della quale andiamo a scrivere, tra 10 minuti, prendeteveli buoni perché ci terrei che individuasse un tema non tanto per, ma una cosa su cui effettivamente si può lavorare, su cui andiamo a scegliere il nostro scenario collaborativo su cui lavorare. Quindi prego, per capirci il risultato deve essere un po' questo, guarda. Chiamiamola, se volete possiamo chiamarla missione, cioè qual è la missione che il vostro tavolo si dà? Cioè, non so, ad esempio, migliorare la mobilità. Cioè abbiamo una mobilità problematica. Noi lavoriamo per migliorarla. Per fare un esempio proprio basilare, ma chiaramente gli scenari sono tanti e ne potete aggiungere. Quindi prendete il vostro tempo. Per un come stiamo al mio obiettivo ormai.
accesa, così quando vuoi. Cioè quello della mobilità, cioè uno dei grossi intoppi quando uno arriva qua giù è quello della mobilità, anche per il turista, soprattutto per il turista, perché qua noi bene o male siamo automuniti, no? Però molto spesso c'è questa grossa lacuna che è quella della mobilità. Il Salento è lungo, non è proprio piccino, mancano, non mancano, ci sono, però dovrebbero essere potenziati. Quelli che ci sono anche, sono malissimo, sarebbe giusto, ma anche a livello test, no, che potrebbe essere utilizzato. Sulle criticità, sulle poi, criticità, no? Quindi sulla mobilità, quindi per non chiuderci proprio sul tema mobilità, solo mobilità, proviamo a tenere il tema turismo però collegato senza dubbio alla mobilità, perché non ha senso se no. Perché forse partendo dal basso affrontare un tema come quello della mobilità che è strutturale, sì, comunque, anche no? Noi magari cioè, funzionare con le camuti da piccoli paesi. E quello è un problema dovuto anche al fatto che, come abbiamo detto, il Salento ha troppi paesi, è troppo frammentato. Sì. Cioè io mi trovo l'estate che mi chiamano e mi dicono scusa, io mi trovo al campeggio di Frassanito, devo andare al comune di Zollino, quale bus devo prendere? Sì, certo. Cioè, insomma, quale chiesa devo andare a pregare? Vai a piedi che fa bene alla salute. No, a prescindere, però è impossibile per il Salento collegare tutti i paesi. Purtroppo dobbiamo considerare le realtà principali. Sono anche collegati un po' con il mare. Sì, sono collegati con il mare, però secondo me è l'unica maniera per poter sviluppare un... Sì, è fare da traino il turismo in modo da poi sviluppare anche per noi abitanti, secondo me, no? Cioè può essere una buona attrattiva in un primo momento il turismo, trovare, tra virgolette, la scusa del turismo per sviluppare una mobilità più sostenibile in Salento, in modo da poterne poi giovare anche noi cittadini, certo, che ci abitiamo certo tutto l'anno. Però non è semplice. No, è però anche forse... per cui non è riuscito però, a... Però se tu focalizzi magari l'attenzione proprio sul turismo che adesso è in voga in Salento e quindi tutto gira intorno, riesci a focalizzare l'attenzione anche poi sul problema della mobilità che certo è tragico. Si può, diciamo, no, invadere un altro campo, diciamo. Sì, la potete, si può prendere un punto di potete contestualizzare come ritenete, cioè non è un esercizio gestivo, appunto una cosa che voi dovete realmente risolvere, quindi deve essere codificata così come voi l'avvertite. Ma penso che inquadrando un territorio che è la Grecia, focalizzando sul turismo, finiamo senza dubbio nel tema della mobilità come fruizione, proprio sia del patrimonio sia del paesaggio in generale, no? Quindi possiamo tenere sì, questo aspetto. Molti altri. Sì, come tantissimi altri, cioè, insomma. Non è diversa dalla produzione, con la produzione, agricoltura di comunità, spazi. Si è chiusa? Sì. Abbiamo stato il filo. No. Va bene. Quindi possiamo operare in questo modo. Scrivo missione. La mission nostra è turismo e condivisione di esperienze. Sì, poi sottotitolo. Mobilità. Immobilità. L'esperienza turistica che secondo me è esportato. Io vi do le terze, sì, ma anche l'esperienza. Ok. Ok, ma noi adesso dobbiamo già cioè partire da quella che è il problema. Ok. Proviamo a fare questo ragionamento. Quando passiamo con l'approccio sereno. Ok. Che invece si riesce a contare. Allora, partiamo da questa cosa qua. Che può essere utile a chi viene da visitatore, ma utile al territorio per crescere. Certo. In realtà vuole cogliere, aprire base, dove invece non trovarsi in delirio, se funziona nel territorio.
posso portare l'esperienza del comune di Melendugno, non so se avete saputo, da 2 anni che fa le marine, San Foca, Torre dell'Orso, Sant'Andrea, fa il turismo, Marienbus si chiama, praticamente con l'imposta di soggiorno, che il comune di Melendugno si paga 1 euro al giorno tutti i turisti che vengono a soggiornare nelle strutture. A prescindere dalle strutture? Più o meno sì, è quella, perché 0,50 tanto i campeggi, però pure siccome 5 stelle non ce n'è neanche, quindi si fermano a 4 stelle, tutti gli altri 1 euro. E con questi soldi, diciamo, il comune li ha investiti sia in questo Marienbus che quest'anno anche nel Melendugno in bike. Quindi ha fatto questi due progetti, diciamo, poi affiancandosi con ditte, diciamo, private, no? Perché non è che il comune. Melendugno in bike in che consiste? Sì, a tutte e due, perché io mai. Allora, Marienbus consiste che chi paga l'imposta di soggiorno. Non vede il tuo postista. Giuseppe. Il tema l'abbiamo individuato? Sì. Ok, quindi adesso prima di far partire la discussione vi vorrei invitare a diciamo contestualizzarla così, perché penso che quello che sta dicendo Simone già va in questa direzione. Giuseppe, scusa. È che sei di spalle non ti vedo in deposito. Cioè, ragioniamo, una volta individuato il tema che è turismo e condivisione di esperienze, lo scenario su cui lavoriamo, andiamo ad individuare da 3 a 6 sfide che questo tema ci pone, cioè che siano delle criticità molto forti, delle opportunità o degli obiettivi che noi vogliamo darci. Quindi diamo dei nomi abbastanza precisi, magari in questo può aiutare appunto quello che diceva Giuseppe a partire dalla per dare un riscontro pratico, no? In questo tenete presente anche quello che è un po' che avete detto prima. Cioè, il Marienbus funziona che uno che questo viene. Scusate, vi do 20 minuti. Okay. Uno che viene a Melendugno e paga l'imposta di soggiorno ha una tessera Melendugno Card, si chiama, in cui può viaggiare gratis su queste strutture, oppure può affittare le biciclette per 1 ora gratis al giorno. Diciamo, questa è la cosa. Se non sei invece un turista che paga l'imposta di soggiorno, paghi un biglietto per un servizio, 1 euro al giorno, un biglietto minimo, diciamo, per utilizzare questi mezzi che poi fanno da sport. Ed è sostenibile con una domanda con la tassa di soggiorno? Sì, ce la fate? Sì, a coprire tutte le non spese? È che non investiamo tutta lì. Ah. Considera l'imposta di soggiorno, il comune di Melendugno prende sui 220.000 euro l'anno. Con tutte le marine? Tutte le marine, logico. Purtroppo qui non c'è, purtroppo non abbiamo tasse di soggiorno. No, però... A pensarla a livello di unione di ormai policia, i turisti sono minimo. Abituati, non si lamentano. Sì, in tutta Europa lo fanno, forse nel periodo della lotta della Lanta è facile. No, però se pensi sì, che lì 4 mesi lo fanno, non è che lo fanno tutto l'anno. All'estero si paga. Ma io a Roma la pago, la pago anche a dicembre, marzo. Come i turisti ci mangiano tutti, Oranto, Leuca, Gallipoli. Lecce ce l'hanno tutti ormai. Quindi può essere una strategia di investimento legata alla criticità, la prima, secondo me. Però la sfida qual è? Dovremmo partire però da convincere i comuni a mettere la tassa di soggiorno per il B&B. La tassa finalizzata. Le strutture in generale. Sì, che non è poi si può pensare alla regia. Quindi una sfida potrebbe essere quella del B&B. Ma i turisti che possono. L'idea era quella del albergo diffuso, no? Secondo me, per esempio, una sfida è. È investito una parte di questi 200.000 euro, mi pare 50.000 euro per questa cosa. E risultano per questo catamare in bus. La gestione e poi per le biciclette 15.000 euro. Ma la gestione è partecipata? O è anche società privata? Cioè queste cose sono. Comune fa la gara di appalto, no? Chi si presenta poi? Della società che fanno trasporti, cose si presentano così. E poi voglio dire, però c'è la supervisione del comune, no? Il comune gli dice le cose che devono fare, le rotte che devono fare, le cose, gli orari, le cose, decide tutto il comune, loro fanno il servizio e vengono pagati per il servizio. Non ricordo 50-60 mila euro quanto ha speso quest'anno, è preciso, tra uno e l'altro 100 mila. Una metà l'ha investita lì. Vabbè, è un successo, insomma.
Sì, sono contento perché uno paga una tassa, però c'è un minimo di servizio, di cose. Che l'altro può essere sfruttato anche poi dai cittadini? Eh? Cioè può essere benissimamente utilizzato dai cittadini? Sì, si paga un euro al giorno, lo usi. Sì, sì. E quest'anno hanno incrementato, oltre a fare mare in bus, hanno fatto pure terra-mare in bus, cioè che va da Melendugno alle Marine, da Borgagna alle Marine. Hanno fatto pure il collegamento con l'interno, con Melendugno e Borgagna, perché prima era solo la costa. Hanno incrementato pure la terra, all'agosto soltanto. Il risultato no? Cioè, nel senso che avete un feedback positivo dietro. Però secondo me non è trasportabile qui. Perché? Perché innanzitutto lì c'è un sistema alberghiero diffusissimo, che qui non c'è. Qui ci sono, parla, no? In tutta la Grecia Salentina ci saranno due o tre alberghi. Un albergo diffuso, no? Ci quello sono i B&B, gli agriturismo che saranno 5-6. Ci sono tante case vacanze qua. Case vacanze, B&B. No, non è. Però qui c'è purtroppo la piccolissima ricettività, non è l'albergo a 3-4 stelle che si può permettere un discorso del genere. Qui io penso se vai uno di un B&B, se funziona bene forse ti dice va bene, sono d'accordo. Se però lo usa quei 20 giorni l'anno ad agosto, non so se è tanto d'accordo. Estate, solo l'estate. Scusate se vi faccio una non vi consiglierei di non balzare subito alle risultati, qual è il problema o l'utilità obiettivi e criticità. Allora l'obiettivo è l'albergo diffuso, penso, no? Cioè quello la sfida è quella della mobilità in senso di fruizione. Scrivo sfida. Mobilità sostenibile, penso io come sfida. Cioè, subito il tema. Cioè, il tema, scrivi il tema, poi se la criticità o cosa. O sfida. E questo deve trasformarsi in automatico in un obiettivo, cioè quello di facilitare. No? Sì, è una sfida o un obiettivo allo stesso tempo. Mobilità. Mobilità turistica. Sostenibile. Cioè, ad esempio, il problema in questo caso sarebbe. Non so se l'avete circoscritto ad un periodo dell'anno, quello della notte o no, però la sfida, il problema è durante 15 giorni abbiamo una mobilità sostenibile legata a come possiamo risolverla. Questa è la criticità. Sì, sì. Cioè. Adesso la mobilità è assente, diciamo, non ci sono mezzi pubblici, cose, quindi mobilità pubblica è il problema poi, diciamo, perché uno c'è la macchina, può fare 4 mesi d'estate. Il problema è quindi la mobilità estiva, pubblica, diciamo, problema, diciamo. Mobilità quella estiva, pubblica, sì, perché ormai ci sono molti che ha anche officine che affittano macchine, motorini, scooter, quindi quello è risolvibile in parte. Il problema è quella pubblica. È solo quello, manca la pubblica, sì. Però poi quella privata c'è cioè il genere il problema di parcheggio, no? Esatto. Male la Grecia Salentina non è che ci siamo questi grandissimi problemi di parcheggio. Ah no, però no. Al mare, cioè. Al mare. Vabbè, al mare sì. Marittima è chiaro che c'è un milione di volte, difficile, però. Al mare sì. Ah no, perché a me raccontavano. Però se uno è andato qua al mare, poi arriva al mare, gira due ore. Scenari da costa. Sì, scenari da costa assolutamente. Poi insomma pure Melendugno porta un'esperienza forte a livello di... Ciao, Claudia. Un'esperienza forte, no? Alle 3? Allora abbiamo detto ci andiamo un po' prima, no? Possiamo pure fare prima, sì. Volevo farvi visitare la chiesa di Santo Stefano, okay. Visto che abbiamo un ottimo operatore culturale. Ci siamo verso il mezzo, no? Sì, ok. A dopo Francesco. Quindi commenti pubblici, diciamo. La mobilità pubblica, chiamiamola estiva. Proprio. Vabbè, è sempre, però legata al turismo, C'è stato pure lo scandalo della come si chiama? La Sud-Est che ha preso un sacco di soldi, questi treni, non si capisce, ci hanno fatto. Hanno girato tutta l'Europa. Quella è. Divertente. Ma adesso è sparita, siamo in campagna elettorale, non può rimanere. Tra un pochino riesce. Poi magari a livello di turismo e condivisione, no? Rete fra i comuni, no? Sì, nel senso, sì, una visione organica. Bravo, una visione organica che non si è legata esclusivamente alla notte alla notte, l'unica cosa che riescono a fare insieme, l'unica. Una visione organica della pubblica amministrazione in questo caso. Possiamo scrivere... Fare una mini DMO. A meno dei comuni... Niente. La regia, no?
della Grecia almeno, almeno. Come lo chiamiamo sta cosa? Scrivi così, visione organica. Visione organica, comunque. Il progetto c'è, un caso di valle di moderno. Ma c'è una mini di unioni contro gli unioni. C'è troppa politica però poi dietro. Quindi abbiamo visto una. Cos'era una sfida questa? Le stiamo affrontando per temi, ok? Che stai scrivendo? Una visione organica della IAMOPA. Poi sappiamo che la Grecia sarà un nostro, quindi qua sotto facciamo così. E che prenda la penna così. Sterrato proprio. Su chi doveva scrivere abbiamo quasi. Questo sempre per dare entusiasmo, Sai che si scrive strano. Vai. Un'altra criticità? Ma secondo me vabbè, ovviamente una delle criticità è l'attrattiva del territorio, no? La gestione proprio del patrimonio, no? Anche. Cioè, da difficoltà di un comune per pagare una persona che sia un operatore culturale che tenga aperte per esempio la chiesa principale sempre. Principale, no? Credo che questo sia un problema proprio di principale problema è la gestione degli immobili comunali, è difficilissimo. Qua non avete avuto chiesa aperta, no? Chiesa aperta in Puglia. Perché mo ci sono tanti. Abbiamo un progetto Open Day fantastico come Castrignano. Peccato. Vabbè, però l'Open Day devi fare tutta. Vabbè, no, l'Open Day no. Possiamo chiamare accessibilità, sostenibilità. Proprio gestione dei patrimoni. Gestione del patrimonio. Gestione del patrimonio comunale è difficile. Perché ci sono finanziamenti molti per ristrutturare, cose ristrutturano, non so fanno più. Tutto bello e poi rimane questo 30 anni. Difficile gestire. Tenerla aperta tutta l'estate, no? Con i ragazzi dei licei, mi sa che fare tante cose. Ok. Gestione del patrimonio pubblico. Okay. Poi. Anche se mi pare che si dovrebbero aprire i bandi europei per la gestione, perché sì, dovrebbero partiranno, diciamo, la nuova programmazione, ma parte metterci le mani, però diciamo le mani, cioè, la programmazione europea arriverà. Sì, arriverà questa cosa. Arriverà questa gestione, ormai hanno strutturato tutto, però stanno mettiamoci le mani solo per patrimoni pubblici, perché io l'ho detto così. Sì. Però può essere o laboratorio urbano già attivo o comunque uno spazio pubblico che lavora da laboratorio urbano. Appaltato e quindi gestito con bando pubblico. Fai qui la concessione. Ma no, tu hai già superiore al finanziamento che danno. Hai necessità di 12 mesi. Superiore al finanziamento che danno. Loro ti finanziano per un anno. E almeno 12 mesi. Naturalmente l'accordo deve superare l'anno in cui tu sei attivo. L'accordo di partenariato con chi gestisce eventualmente il laboratorio o lo spazio pubblico deve essere almeno di 12 mesi. Poi loro possono avercelo per 2, 20, 30, 40 anni. Mm-hmm. 5. Però si poteva ottimo, era ottimo. Però nell'ottica di follow up poi di continuazione di quel laboratorio, naturalmente se chi lo gestisce è un'attività economica comunque. Sì, assolutamente, la priorità. Sì, deve avere proprio una sostenibilità economica. La maggior parte è stato fatto per finanziare i progetti già esistenti, quindi, perché no? Dice tu ottica sì, laddove nella criticità, laddove nella criticità delle cattive pratiche, quello che è emerso era proprio la sostenibilità, nel senso che non erano stati in grado di. Come molti principi attivi. Devi camminare con le però mentre i principi attivi nasceva proprio per quello, ci sono 25.000 euro buttati solo per mettere, per mettere benzina, per dare una scintilla al territorio, quindi era già impostato così. Laboratori urbani no, era nato proprio per gestire, quindi c'è un lavoro di ristrutturazione, c'è milioni di euro dietro a molti progetti. E quindi lì invece hanno fallito nella gestione, nel senso che al primo bando non hanno spinto molto nel follow up. C'erano già 150. I cibettivi lo sapevano, hanno detto su 100 persone che si prendono 25.000 euro, sicuramente 30 in ce la faranno. Puglia. Hanno viaggiato nella politica di programmazione questa cosa. Gli hanno dato già volevano le attività già. Diciamo che è stato proprio un po'. Era per sostenere loro, quelli già attivi era. Leggermente elettorale. Oppure progetti nuovi all'interno di quel laboratorio. Però loro, chi era un gestore del laboratorio già sapeva che sarebbe uscito.
Comunque noi però ci abbiamo, no? Ritornando a noi. Mobilità, visione organica, gestione. E gestione del patrimonio pubblico. Stiamo però sempre sul tema turismo. Però la tre, ci manca ancora una condivisione di esperienza. Prima mettere promozione pure già che è, no? Come criticità. Come criticità, no? Però nella visione organica. L'obiettivo da raggiungere. Anche sì, ci vuole la rete anche fra tutti gli operatori, non solo la pubblica amministrazione, no? Tutti una rete dei B&B della Grigia Sarantina che fa un sito unico dal quale tu ti prenoti da un sito solo. C'è. Sì. Finalmente c'è rete della Grigia Sarantina. C'è Francesco. C'è Francesco. Però c'è un sito dove tu vai e prenoti tutti. Non per prenotare, perché non ci sono. Hanno però una bunda base di. Però se li mette insieme. Diciamo che quello è il loro obiettivo. C'è proprio la rete. Poi comunque c'è proprio Puglia. Puglia promozione, Puglia che vai e trovi tutto. È fantastico. Sì, ma come servizio di prenotazione esiste? Ma noi ne stanno molto no, sistema. Però anche forse i porti, no? Sì, ma qui da in pensione o sì, o sì, un uniforme. Per aspettare tutti questi della regia. O magari dare la possibilità di vedere le foto. Anche costi diversi, no? Però dice io voglio il posto più carino, lo pago di più. Quindi coordinamento. Coordinamento anche fra strutture. In termini di opportunità, nel senso che se questo è il tema, no? La missione che vi siete dati, cioè come lavorare sul turismo in ottica di condivisione di esperienze. E alcune ci sono effettivamente delle criticità, questa che esiste già un sistema, se ho ben capito, un sistema di messa in rete, sì, più o meno. Magari non funziona del tutto, però esiste, c'è cioè l'IB, c'è l'infrastruttura, immagino. Questa potrebbe essere un'opportunità su cui lavorare per potenziarla, però se di fatto è una cosa che esiste. Quindi miglioramento, messa in rete, strutture sì, ricettive. Francesco prima ne parlava, era lui, il potenziamento della rete della Grecia Salentina. Della rete promozionale della, sì. Della rete fra le varie strutture rete tanto ce ne abbiamo altre due no vabbè basta cioè non ci prendiamo in mille cose c'è altro per esempio un'altra criticità secondo me legata al turismo di visione di esperienze è quella della temporalità del turismo cioè la temporalità della rete organizzazione di eventi dell'attrattiva per è una criticità. Ma ormai tutti su agosto e no, cioè quella è una criticità che, su cui va lavorato, perché poi ne abbiamo. Però siamo nella visione organica tutto sommato. No. Secondo me. No, destagionalizzazione, non c'è un problema. Destagionalizzazione, ok, scusa. Cioè della temporalità dell'attrazione del Salento. Cioè in realtà si dice che bisognerebbe fare, dobbiamo destagionalizzare, in realtà poi provincia, Grecia, regione fa tutto comunque in 4 mesi d'estate, se non in 2. L'unica cosa che si fa all'esterno a ottobre, che questo è difficile, è l'unica proprio, è tutta la campagna del movimento del vino che si fa da settembre a ottobre, quella è l'unica cosa esistente in Salento che è destagionalizzata. Ogni anno fa sempre più. Sì. Però sempre quel mese, poi fino a giugno torna. Infatti a me hanno detto, adesso che ho detto sta cosa, per esempio problemi non gastronomia, nel senso che non c'è solo l'accessibilità alla gestione del patrimonio pubblico, ma quello che spesso manca, chi viene, è proprio riuscire a fare delle esperienze. Sotto l'entroterra questo ti può offrire perché di più a livello di territorio. La puoi mettere pure. Però diciamo che quella visione organica sull'enogastronomia di. Ma per esempio si usa pochissimo, lo fanno per carità, però si usa molto, no? Proprio una settimana in cui tu vieni, coltivi e poi ti riprendi il prodotto. E ce ne è condivise, come diceva lei, no? Sì, come quelle di Borgagna. Sì, tutte cose. Sì, comunque. Però ecco, in questo ci mettere proprio la condivisione di esperienze, il sapere, no? Cioè del territorio, che caratterizza il territorio, è quello artigianale, sì, gastronomico. E tu spesso vai sempre a una chiesa, però non sai che qua potresti avere una qualità di visita che passa anche da. Sì, dalle esperienze, come potrebbe essere la, che ne so, fai metti l'olio, no? Quando vai ti raccogli gli olivi. Cioè, sono esperienze che tu fai da abitante, no? Però magari a chi viene da un paese nordico. Che si aspetta di andare a raccogliere l'oliva alle porte al mulino, può essere la salsa, può essere le marmellate. Per la mia agricoltura. Andiamo su Eno questo. Ma questo se mi ascolto. Puoi andare. No, migliorare la cosa. Possiamo sei dire. Qua, Sergio, non ti preoccupare. Sergio. Sì, tra l'altro. È una gastronomia è migliorare migliorare le condivisioni di esperienze locali. La mettiamo condivisione esperienze tra parentesi comunque. Vediamo qual è questo aspetto.
perché per assurdo a Lecce c'è, no? Tutto quel, certo, meccanismo, le corse di cucina, bla bla bla, l'orto condiviso. Però poi per assurdo Lecce rispetto all'entroterra a livello pratico sono molto di meno, nel senso che c'è la campagna leccese, quarto, che sì, mamma mia che spettacolo. Una gastronomia è artigianale. Vabbè, però stanno più avanti come gestione. Vabbè, ah, perché ovviamente si sono svegliati prima. Poi tra opportunità che città io metterei anche il bilancio partecipato, no? Quella cosa che decide turismo, sulle risorse turistiche, sulle risorse da destinare, comune da destinare al turismo. Però quella è già una soluzione, se vuoi. Quindi già quello è un punto di arrivo. Perché è una cosa che esiste? Sì, sì, esiste, esiste. Ah, già fa, no, assolutamente no. Non ci sono comuni che lo fanno, non mi ricordo chi sono. Ma cosa, ma non ho capito. Il bilancio partecipato è quando il comune decide di destinare parte del suo budget annuale alla, cioè decide, è già di destinato quello. È destinato ad attività culturali, però queste vengono, cioè la realizzazione di queste è partecipata, cioè la, le comunità che si mettono insieme e decidono dove destinare questi soldi. Ah. Quindi diciamo che l'obiettivo, questo potrebbe essere un obiettivo, cioè attivare un percorso partecipativo. Era quello, cioè, del budget. Ma no, dipende pure dal budget. In realtà cioè, ma anche che sono 1.000 euro, riformulare il... Tu sei un piccolo comune, sono 5.000 euro a disposizione, fai una riunione e dici che vuole fare 1.000 euro per mettere i fiori, 500 per mettere due o tre panchine. Sai che lo fa molto bello, il capanno ogni anno per destinare 500 scale. Capanno. No, capanno c'è. Capanno, sì. Ah, beh, sì, con, okay, conosciuto, conosciuto quello che ha fatto tutto il progetto. Ma sulla differenziata, sì, sì, ho capito, ok. E sì, quelli stanno rifiuti zero, poi. C'hanno, quelli sotto, c'hanno il microchip sulle buste della spazzatura. Quando? No, loro sono micidiali proprio. C'hanno il microchip quando l'operatore butta la, la busta nel camion, quello legge il microchip e sa quanto tu butti di spazzatura. Si sa che all'Egrano l'hanno introdotto adesso, una cosa tra microchip e peso, una cosa smart, tutto di controllo. Sì, capanno è proprio il massimo, però quello è Italia, proprio il massimo. Sì, stanno a zero, proprio zero, 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 zero rifiuti non riciclabili, riciclano tutto. Okay. Anche il non riciclabile fanno mattoni, non so che fanno, un sistema una cosa. Ed è Campano tutto quello che ha fatto questo, un ragazzo Campano, un ingegnere, eh? Sì, 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 un ingegnere di Caserta che ha fatto tutto questo. Comunque, tendenzialmente possiamo mantenere queste sei, perché poi ci abbiamo dentro tutto, nel senso che anche la revisione organica, il bilancio dell'Unione della Grecia Salentina può passare dentro, no, una gestione sì, partecipata, sì, sì, nel senso lo possiamo infilare poi in questo cappello. Ci siamo? Sì. Allora, adesso arriva il bello, perché su una cosa ho sbagliato io, perché non ho pensato che i mancini, forse che erano sempre molto concentrati nella scrittura, ma perché c'è un fratello mancino e fa come te, e quindi non vi avevo suggerito di lasciare un po' di spazio tra una riga e l'altra, però risolviamo presto. Vabbè, perché lo riscrivo. Lo riscriviamo lì, perché poi piacerebbe che comunque adesso apriamo una discussione e quindi la facciamo insieme. Però prima di questo, dobbiamo capire una cosa, nel senso che noi adesso abbiamo identificato la missione, cioè su cosa vogliamo lavorare. Abbiamo un po' sollevato quelli che sono i nostri obiettivi, le nostre criticità e le opportunità che vediamo in questo campo. Adesso dobbiamo capire come trovare delle soluzioni in chiave collaborativa, che è un po' l'obiettivo di oggi. Per fare questo, procediamo così. Allora, c'è bisogno che emergano dei volontari, ma tanto se per il numero in cui siete ognuno dovrà prendere almeno un tema, che diventino esperti su uno scenario collaborativo. Gli scenari collaborativi sono quelli. Ciascuno diventare esperto in uno scenario collaborativo significa leggere un piccolo booklet che io vi do, in cui vengono descritte le soluzioni collaborative su quello scenario, che sono già in atto in alcune esperienze, chiaramente, nazionali e internazionali, quindi c'è una piccola descrizione di che cos'è, ad esempio, i passaggi condivisi piuttosto che peer-to-peer car sharing, quali sono le opportunità, quali sono le cose a cui le possibili criticità, chi lo sta già facendo. Quindi sono divise per colori, ogni tema ha un colore. Non so se volete scegliere voi o se, perché penso che magari qualcuno di voi ha già un'expertise su qualcosa, no? Magari si occupa, che ne so. Abbiamo finanza collaborativa. Un amministratore, sta messo proprio male. Open government.
No, vabbè, distribuiscile così. Allora. Le do a caso? Cioè, come a si dice a Roma, a chi dà proprio. A chi l'occhio non si ingrugna, come si dice a Roma. Condivisione di tempo, sapere e competenze. Tanto è già scritto, è già scritto. Lo vuoi tu? Dai, che adesso c'è una viola, così non dobbiamo neanche dare grazie. Grazie. Abitare collaborativo. 3, 2, 1. Francesca. Turismo e condizione di esperienze. Questo vai, lo... Simone. Vai, sì. Dico, c'è più di uno per... sì, però sono in mezzo, sì, perché sono 10 minuti. Ragazzi, c'è la nostra comune qua. La nostra idea di comune. L'acqua. Uso collettivo, condiviso, riuso e riciclo. Ah, questi sono tanti. Qual è quello? Corposo. Uso collettivo, condiviso. Questo, ok, questo lo prendete insieme. Fatelo partecipare a questa esperienza. Produzione collaborativa. Qua c'è anche produzione di energia locale. Eccolo. Agricoltura di comunità. Ah no, agricoltura. Agricoltura. Spazi per la creatività condivisa. Io. Ok. Lavorista. E poi ta-da-da. Mobilità condivisa. E lei? Ah, Antonella. Ma lei che ruolo fa? Assessore. Ah, che cosa? No, chiediamogli il suo. Ma io lo chiedo io che sto nuova. Ma allora, mi ricordo di lei. Scusami, Antonella, ti chiamo, vero? Sì, sì. Ok, allora, se ti dispiace metterti l'identificativo così non ti chiederò il nome 15 volte. E poi tu sei assessore, E pubblica istituzione personale. Ah, ok. No, perché ti dico, mentre tu non so se avevi seguito, c'è da diventare esperti dello scenario collaborativo su una particolare tematica, quindi non so se tu vuoi prendere una su cui tu poi hai un potere decisionale, diciamo, già, quindi non so tra questi quindi quale potrebbe essere, te li leggo: mobilità condivisa, spazi per la creatività condivisa, agricoltura di comunità, produzione collaborativa, uso collettivo, riuso e riciclo, turismo e condivisione di esperienze, abitare collaborativo, condivisione di tempo, sapere e competenze, open government, finanza collaborativa. E uso collettivo, riuso e riciclo. Ok, che è quello, qualcosa che hanno preso loro. Questa è un'esperienza. Eh no, Francesco può prendere la mobilità, sì, forse. Sì. No, no, se preso tu. No, 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 marca solo. No, diciamo che la... già fanno invece... Quale? Ah, ok. Sì, da Zerbettono. No, ma non è per preferire l'uno piuttosto all'altro, perché proprio come ottima, se c'è un amministratore al tavolo, comunque è importante. Magari può scegliere di puntare l'attenzione sul sì, perché di fatto poi per il passaggio all'azione siamo facilitati in qualche modo. Ok, allora guardate, intanto mi anticipo qua che cosa dobbiamo fare. Secondo voi a che ora finiamo? No, infatti dobbiamo in realtà finire l'una e poi ricominciare due mesi, quindi non so se questo conviene proiettarlo nel pomeriggio. Sì, io penso che questo ve lo lascio, no, voi iniziate a leggerlo adesso, poi arrivate il pomeriggio, come si dice a scuola, già studiati. Sì, già studiati. E quindi questo potete aggiungerlo. Vabbè, una cosa, io non ci sei? No, devo andare. E questo materiale vabbè, puoi passare le tue competenze, sì, magari studiare le cose che è infatti. Pure noi dobbiamo studiarci, non è che... E poi se viene qualcuno che non è venuto stamattina, no? Quelli che sicuramente sono sicuramente torna, sì, torna sì, magari no, viene qualcun sì, altro. Sì, sì, lasciamo a lei. Io sì, sì. Sì, dai, riusciamo comunque. Diventa esperto, poi chiamiamo. Questo è il succo nella vita. Intanto questo toolkit ho visto che c'è la versione alfa sul sito. Sì, questa è esattamente questa. Okay. Perché poi voi di fatto alla fine vedrò anche chiaramente un feedback su questo, perché siamo in fase ancora di progettazione. Okay. Allora, che dobbiamo fare? Io direi l'una e mezza in generale, pensavo. Io sai che dicevo Gabriele, se adesso abbiamo assegnato le targhette, sì, di esperti, no? Adesso le consegno. Sì. Dopodiché quando torniamo, casomai facciamo, prendiamo ancora 5 minuti per finire di leggere, okay, e passiamo alla fase successiva che è il trasferimento delle competenze in base al tableau. Poi vi spiego come faremo. Sì, io farei a questo punto stacchiamo. Sì, ci prepariamo a casa così ci sono discorso. Intanto no, il lavoro pomeriggio non ci sono. E volete stringere? No, beh, non ce la faremo stringere. E allora su ognuno prende. Intanto sia Antonella, ma l'altra pure si chiama Antonella, sbaglio. Sì, sì.
Le due Antonelle? Ah, l'altra Granino, E le due Antonelle intanto saranno i nostri interlocutori finali, nel senso che poi vi consegneremo il pacchetto pronto, chiave in mano. A parte che è possibile poi vederlo in streaming, cioè voi dal laboratorio dal basso l'intera giornata, puoi rivederti mezzo dopo una settimana. Ci vuole i vostri incontri pomeridiani, no? Tutto in diretta, mattina e pomeriggio. Sì, pomeriggio, però poi anche quando caricano, finisce, puoi andare a riguardarti la Ok, perché diciamo che questa è una fase, no? No, non lo so quanto tempo, poi dopo questa quanto è una fase che guarda, mi sa che è prima di un mese. No, nel senso che ti dico che possiamo ricontare, perché il toolkit funziona così, questa prima fase chiaramente è di mappatura, immersione, di esigenze, idee e quant'altro, poi c'è la fase di implementazione vera e propria, in cui l'amministrazione è il primo interlocutore, quindi poi possiamo richiamarli una volta che abbiamo identificato per un futuro laboratorio. Certo. In cui lavoriamo tra cose che il sindaco, interpelliamo direttamente il sindaco. No, no, mi ha detto che ci siamo detti di prima, proprio per venire qua, e di solito sto andando lì alla canonica, dice io pomeriggio Antonella, credite, ricordo il 3. Facciamo 2:30. Sì, tanto noi. E quindi come vogliamo ridistribuire? Quindi, allora, c'è di chi siamo? Tu ci verresti? Sì. No, pulito. Com'è? Allora si riapre. Ok. Il tempo di fare il brodo. Riciclo il sabato. E allora non di più. Cioè tu stai con la tradizione del brodo il sabato. Consideriamo che alcuni possiamo assegnarli anche a chi viene nel pomeriggio. Sì, infatti. Tipo dovrebbero Francesco. Arrivare, Francesco dovrebbe Francesco ritornare. Forse è il giornino che veniva. Ha detto che veniva. Vabbè, non lo so, per dire. Poi Giusi, mobilità Giusi, l'abbiamo data a Francesca. Mobilità Francesca. Francesca. Non lo so. Allora lo passiamo. Ah, tu ce l'hai, scusa. E si riapre quindi, signore e signore, condivisioni di saperi. Questo me lo prendo io. Questi conservati che poi li riappiccicate nel pomeriggio. Che belline, studio, scherzi. Abitare collaborativo. Sempre io, tutto collaborativo. Agricoltura. Simone. Io. Simone. Più peggio. Open government. Io. Gabriele. Per le cose serie. Adesso scienziato politico. E spazi scienziato politico. Spazi dentro. Il nostro destino Scusami, questo è noi. Vado tutti laureati. È lui. Ci sono giocato agricoltore. È il tuo produzione collaborativa. Sì, cazzo, io. Guarda, io mi sono appena laureato in beni culturali. Finanza, certo. Ti capiamo. Siamo lì, eh? Siamo tutti lì, beni culturali, scienze politiche. Eccolo. Grazie. Spazi collaborativi e poi manca. No, li abbiamo dati tutti? Qualcuno ha un'expertise senza targhetta? Io ce ne ho due. Ritmo e condivisione delle cose? Sì, da lui? Tu ce ne hai tutti? Due. Perfetto. Ci siamo? Ok. Okay. Quindi rimaniamo... Ci siamo messi esperti. Ok. Così studiamo... Ok. Io mi assento. Io vado a fare il brodo, abbiamo capito. Per questa pausa mi assento. Devo andare alla stazione stessa, ragazzi.